Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di Vai Matematica. Oggi vediamo uno schema riassuntivo per calcolare il dominio di tutte le funzioni principali. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, prima di partire, se questi contenuti sono di vostro gradimento, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e condividere il video a tutti i vostri amici. Inoltre, se i miei video ti hanno permesso di prendere un bel voto a scuola, una verifica o un'interrogazione, puoi supportare il lavoro che sto facendo andando qua sotto dove ci sono i tasti like, scrolli a sinistra e clicchi sul cuoricino grazie per lasciare una piccola donazione. Non dimenticare, come al solito, di mettere un dito nel naso, perché questo è fondamentale per capire meglio la lezione. Seguimi anche su Instagram e TikTok e per quanto riguarda il video di oggi ti ho trovato ad inserire nella playlist che ti metto qua su dominio e segno delle funzioni. Oggi ti voglio regalare un contenuto di grande qualità in cui ti do uno schema riassuntivo per tutte le funzioni principali che ci capitano a scuola. Iniziamo. Prima categoria, funzioni razionali intere, i polinomi, quindi y uguale x alla seconda meno 3x, y uguale 25 x alla terza meno un quarto x più 12, ok? Quindi tutte potenze, non ci sono cose strane. Bene, quando vi capita questo, ragazzi, vi è andata di culo. Quindi, quando un polinomio, il dominio è R. Questa cosa potete anche scriverla per ogni x appartenente a R, ok? Oppure usando gli intervalli da meno infinito a più infinito. Scrivete come volete. Classica funzione fratta, ok? Quindi c'è qualcosa al denominatore. Il denominatore sapete che non può mai essere 0. Quindi ogni volta che abbiamo una frazione, come calcolarlo il dominio? Beh, denominatore diverso da 0. Quindi dobbiamo risolvere una semplice equazione. Logaritmo con una qualsiasi base A, che sia maggiore o minore di 1, poco ci interessa, il suo argomento, A di X, deve essere posto maggiore di 0. Quindi se ad esempio abbiamo logaritmo in base 5 di X meno 2, io scriverò X meno 2 maggiore di 0. Ciò che sta dentro le parentesi, sempre maggiore di 0. Caso della radice. Allora, qui è molto importante. Se n è un numero pari, prenderò il radicando, quindi a di x, e lo vado a risolvere maggiore o uguale a 0. Mi raccomando, questo uguale lo dovete mettere, mentre qui con logaritmo non va mai messo. Occhio a non dimenticare le cose. Se invece n è dispari, il dominio di questa roba altro non è che il dominio di a di x. Quando scrivo dominio di a di x, che cosa sto dicendo? Ti sto dicendo, guarda, con la mano fai finta che la radice non c'è, guarda quello che c'è dentro e fai il dominio di quello che c'è dentro. Quindi, se qua dentro c'è un logaritmo, userò questa tecnica, se qua dentro c'è una funzione fratta, userò questa tecnica. Se c'è un polinomio, scriverò che il dominio è tutto R, ok? Bene. Quinta categoria, y uguale arcoseno, quindi le funzioni inverse delle goniometriche. No, ci dovrei scrivere sotto anche arco coseno, non ce l'ho scritto per una questione di spazio. Vabbè, quindi vale sia per l'arcoseno che per l'arcoseno. Prendiamo a di x, seno e coseno sono valori compresi da meno 1 a 1, quindi compresi tra meno 1 e 1. Quindi andiamo a risolvere questo che a tutti gli effetti è un sistema di disequazioni. Esercizio numero 6. Tutte le altre categorie di funzioni, quindi esponenziale, seno di qualcosa, coseno di qualcosa, arco tangente. Ecco, in tutti questi casi il dominio di queste funzioni è un po' come questo. Quindi altro non è che il dominio di a di x. Che vuol dire questa cosa? Lo ripeto, fate finta con la mano di coprire l'esponenziale e guardate solo lui. Fate finta con la mano di coprire il seno, guardate solo lui. Fate finta con la mano di coprire l'arco tangente, guardate solamente lui. Quindi se qui c'è scritto arco tangente di una
di un logaritmo, facciamo logaritmo di x, va bene, io l'arco tangente non lo guardo, ma dentro c'è il logaritmo, quindi per il logaritmo userò questa tecnica. Easy. Ultima funzione, capita un po' meno frequentemente, è la tangente. Posso calcolare la tangente di qualsiasi angolo, tranne che per gli angoli di 90 e 270. Quindi scriveremo che a di x deve essere diverso da più o meno pi greco mezzi. Quando dico più pi greco mezzi sto intendendo 90 gradi, quando dico meno pi greco mezzi sto intendendo meno 90 gradi, oppure se lo conto in senso antiorario, l'angolo di 270 gradi. Il video di oggi, ragazzi, finisce qui. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao belli!